Salve e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario video delle diocesi di Tivoli e di Palestrina. Apriamo la puntata di oggi con la campagna di sensibilizzazione per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica. In una collaborazione sinergica, il Sovvenire e l'Ufficio Comunicazione Nazionale si sono impegnati per un'incisiva campagna con diversi spot e interviste che mettono in evidenza la straordinaria importanza del contributo di ciascuno per supportare l'impegno quotidiano della Chiesa verso i più bisognosi. In diocesi, la prossima domenica, il 7 maggio, sarà dedicata proprio a questo tema. Dare futuro alla vita. Sono solo alcuni dei gesti d'amore che puoi realizzare con una firma. Quella per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. Una firma che fa bene. E parliamo ora della Caritas. Si è tenuto a Salerno, infatti, dal 17 al 20 aprile, il convegno nazionale delle Caritas diocesane, dal tema agli incroci delle strade, abitare il territorio, abitare le relazioni. Un fitto programma di conferenze e interventi ha impegnato i 660 tra direttori e membri di equipe, rappresentanti delle 173 Caritas diocesane intervenute. Ascoltiamo a questo proposito l'assistente diocesano della Caritas di Tivoli, Don Andrea Pasquali. Abbiamo partecipato come Chiesa di Tivoli, ma abbiamo avuto la gioia di condividere questi giorni anche con la Chiesa di Palestrina. Già il tema del convegno mi suggeriscono come c'è un bisogno oggi di non restare rinchiusi dentro i nostri ambienti, dentro i nostri uffici, dentro le nostre realtà, ma di metterci sulla strada e andare alla ricerca delle nuove forme di fragilità e di povertà. Possiamo fare tutto questo se veramente riusciamo a creare rete sui nostri territori. Insieme alle istituzioni possiamo veramente cercare di essere una risposta e dare una risposta adeguata a quelle che sono le nuove forme di povertà e di fragilità. Si è parlato durante il convegno anche del bisogno di rivedere una formazione e quindi cercare veramente di crescere in questo cammino formativo. C'è un bisogno di ripensare dei percorsi adatti anche ai ragazzi perché si possano innamorare del servizio da fare verso gli ultimi. Con questo sono state un po' le sollecitazioni, un po' le idee che sono nate da questo convegno e che permettono veramente di poter avere una possibilità di crescere e arricchirci sempre di più. Domenica 30 aprile si celebra la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. L'ufficio di pastorale giovanile e vocazionale ha preparato un sussidio per vivere al meglio questa occasione. Ce ne parla il condirettore dell'ufficio, Don Bruno Sperandini. Il tema scelto quest'anno è appunto un meraviglioso poliedro, riprendendo l'espressione che Papa Francesco utilizza nell'esortazione apostolica Christus Vivit. Significa che ciascuno di noi, attraverso la propria vocazione, rende bella la Chiesa, ognuno con le proprie peculiarità e ognuno con le proprie caratteristiche. Papa Francesco nel messaggio per questa giornata non solo ci invita a pregare perché non manchino i buoni evangelici operai, ma ci dice che ciascuno di noi deve avere una memoria grata per il dono della propria vocazione. Ad ogni parrocchia è stato mandato un sussidio di preghiera per prepararsi a questa giornata, anche per ricordare, come dice Papa Francesco, che è compito di tutta la Chiesa chiedere a Dio il dono delle vocazioni e ciascuno di noi, vivendo con fedeltà la propria, edifica la Chiesa nella bellezza di rispondere sì al padrone della Messe. Proprio la vigilia della giornata di preghiera per le vocazioni, Andrea Strano della Fraternità Francescana, Madre della Riconciliazione e della Pace, e Natale Sant'Onocito, dei Figli del Divino Amore, ricevono l'ordinazione sacerdotale per l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del Vescovo Mauro, presso il santuario di San Vittorino. Auguri ai novelli sacerdoti. Voltiamo pagina e parliamo ora della prossima giornata diocesana del malato, che si celebrerà a San Vittorino il 14 maggio a partire dalle ore 16:30 con il rosario, la messa e la processione eucaristica con i flambeau. Con una sua lettera il nostro vescovo invita a partecipare a questo appuntamento comunitario e a favorire la partecipazione dei malati. Sarà possibile seguire la celebrazione in diretta sul nostro canale YouTube. Passiamo ora alle realtà locali. Il 25 aprile a Genazzano si è celebrata la tradizionale festa della venuta della Madonna del Buon Consiglio, compatrona della diocesi di Palestrina. Un'occasione per intensificare ulteriormente il legame con la cittadina albanese di Scutari, da cui secondo la tradizione proviene la sacra immagine della Madonna con
il bambino. Era presente ai festeggiamenti il vescovo di Scutari, Monsignor Angelo Massafra. Siamo qui anche quest'anno per celebrare l'Eucaristia di rendimento di grazie a Dio per averci dato in Maria la madre del buon consiglio. Ricorriamo a lei più spesso, colei che per prima si è lasciata colmare di Spirito Santo, dello Spirito tra i cui doni, come sappiamo, c'è anche quello del consiglio. In questo momento della storia il mondo avrebbe bisogno di fermarsi e ascoltare dalla madre: fate quello che lui vi dirà, e sentire che cosa ci dice il Signore. A Cave invece si è celebrata giovedì 27 aprile la tradizionale festa della Madonna del Campo. Desideriamo nel campo del mondo guardare a lei per imitarne la fede e generare come lei Cristo al mondo. È il campo della nostra vita, che è come il campo dove viene seminato il grano e la zizzania, dove c'è bene e dove c'è male. In questo campo dobbiamo tornare a Maria. Dobbiamo impegnarci noi con l'aiuto di Dio e guardando a Maria a cambiare questo mondo, imitando l'umiltà, la capacità di ascolto, la fede e l'obbedienza di Maria. Lasciamoci attrarre anche noi da Dio e generiamo al mondo Cristo, in quel campo del mondo che è il nostro mondo. Spostiamoci in diocesi di Tivoli, dove si è tenuto il primo appuntamento dell'iniziativa Vivere lo spazio sacro. La professoressa Ilaria Morini ha condotto una visita guidata presso la cattedrale di San Lorenzo, descrivendone le opere artistiche e spiegandone gli elementi liturgici. Noi vogliamo oggi fare un viaggio all'interno di questo spazio sacro. La storia in successione di questo spazio è molto lunga. In realtà affonda le radici nella storia della nostra città, perché questo spazio dove siamo in realtà anticamente era l'antica basilica civile. Questa diventa la basilica cristiana. È nel VII-VIII secolo che c'è l'esigenza di spostare in questo luogo la cattedrale e di dedicarla a San Lorenzo. Tutto vi invita ad andare verso l'altare e la via della luce. Sempre a San Lorenzo, domenica 7 maggio, arriverà l'icona della Madonna di Quintiliolo. Come ogni anno, l'immagine di Maria lascia il suo santuario e sosta nella cattedrale tiburtina per essere venerata dai fedeli. Rimaniamo nell'ambito della cultura. Nel contesto del Maggio dei Libri si inserisce l'iniziativa della Biblioteca Ideale, promossa dalle biblioteche diocesane di Tivoli e di Palestrina, in collaborazione con il Museo Diocesano Prenestino di Arte Sacra e l'Ufficio Comunicazioni Sociali. Ad alcune istituzioni ed alcuni singoli del territorio delle due diocesi è stato chiesto di presentare in un video e donare un libro a loro parere che non può mancare in una biblioteca. Vi proponiamo ogni sabato del mese di maggio sul canale YouTube della Diocesi dei video di presentazione di libri scelti liberamente da queste persone che dovrebbero entrare a far parte di questa biblioteca ideale. Una parte della raccolta dei volumi sarà esposta presso il Museo Diocesano d'Arte Sacra di Palestrina il 16, 18 e 19 maggio e successivamente presso la sede della Biblioteca Diocesana di Tivoli nell'ambito di Seminar Libri 2023 dal 26 al 28 maggio. L'iniziativa non finisce con il mese di maggio 2023, ma prosegue con la possibilità per ognuno di partecipare ed inviare alle biblioteche un proprio video di presentazione e il dono del volume stesso che andrà a completare questo spazio dedicato alla lettura. Ancora nel contesto del Maggio dei Libri si inserisce anche la presentazione del libro di Padre Vincenzo Battaglia, docente presso la Pontificia Università Antonianum e assistente spirituale dell'Azione Cattolica di Tivoli. Presso la chiesa di San Vincenzo a Tivoli, venerdì 12 maggio alle ore 18, sarà presentato al pubblico il volume È il Signore, invito a un'esperienza cristologica. Annunciamo ora un appuntamento per l'Azione Cattolica Diocesana di Palestrina. Nella mattinata di domenica 7 maggio i ragazzi dell'ACR si troveranno per celebrare la festa degli incontri presso l'Istituto delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Touré a Palestrina. In chiusura di puntata diamo uno sguardo all'agenda del Vescovo. Lunedì 1 maggio alle ore 11 presso la parrocchia di Santa Felicita Martire in Affile conferisce il sacramento della Cresima e della Prima Eucaristia. Mercoledì 3 maggio alle 15 partecipa al Consiglio di Amministrazione della Conferenza Episcopale Italiana. Alle 18.30 presso la parrocchia della Sacra Famiglia in Palestrina incontra la comunità diocesana del Diaconato Permanente. Giovedì 4 maggio alle ore 9.30 presso il Santuario di San Vittorino Romano
guida l'Assemblea Diocesana del Clero di Tivoli e di Palestrina. Venerdì 5 maggio alle 19, sempre al Santuario di San Vittorino Romano, incontra la Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali di Tivoli e di Palestrina. Sabato 6 maggio alle ore 18, presso la Parrocchia di Santa Maria Assunta in Arcinazzo Romano, conferisce il sacramento della Cresima e della Prima Eucaristia. Domenica 7 maggio alle 9.30 presso l'Arco di Quintigliolo in Tivoli accoglie l'icona della Beata Vergine delle Grazie di Quintigliolo, guida la processione fino alla Cattedrale di San Lorenzo Martire e celebra la Santa Messa. Alle 18 presso la Parrocchia di Santa Maria Assunta in Gerano conferisce il sacramento della Cresima e della Prima Eucaristia. Anche per questa edizione è tutto. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento a sabato prossimo. Ciao!